Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 15 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Confusi e spaesati, anche sotto casa. Giornata no, anche senza ostacoli evidenti, l'unico nemico è la vostra mente, persa in fantasie sterili che non conducono da nessuna parte. Poca voglia di fare e di affrontare i problemi, preferite crogiolarvi nei vostri guai, giustificando l'insano vittimismo con malesseri fisici, dalla tempia pulsante alla caviglia dolente per colpa della storta in montagna o sulla pista da ballo con il sandaletto tacco 18. Fanno eccezione gli artisti, ispirati da sensazioni sottili che sfuggono a chi non è avvezzo ai dettagli. Carenza energetica ma tamponare si può. Non con gli integratori, vi basterà ammirare il tramonto sul mare o respirare l'aria frizzante dell'alba passeggiando in pineta, evviva le vacanze e chi le ha inventate. La coppia ha programmato un viaggio che sarà rinviato o annullato. Rivali in amore che procureranno amarezze, noia e problemi. Messaggio in arrivo, presto qualcuno potrebbe tornare sui suoi passi e cercarvi ancora una volta. I singoli rinunceranno, o saranno impediti, a qualche viaggio, possibile per loro anche ritorni di ex fidanzati o ex coniugi. Oggi finalmente potreste trovare la soluzione a un vostro problema, confrontatevi con gli altri e confortatevi nel parere di esperti, poi agite con la certezza che il problema si risolverà. Fate oggi qualche buona azione, anche aiutando chi è nel dubbio o nell'incertezza. Sarete sicuramente ricompensati anche se non nell'immediato e molti vi saranno riconoscenti. Oggi non abbiate fretta di passare oltre a chi vi chiede un piccolo aiuto o un piccolo sostegno, se potete pensate oggi a fare del bene. Proposte nuove sul lavoro, qualche attimo di ansia perché i cambiamenti vi fanno sempre un po' paura. Ma non avete nulla da temere. Oggi le cose potrebbero andare diversamente solo se riuscirete a mettere a freno a lingua e scoraggiare, per quanto potete, l'invadenza di colleghi e amici che vogliono curiosare nelle vostre cose. Portare a spasso i problemi senza risolverli non vi mette certo nella condizione ottimale per affrontare il futuro. I tempi sono duri e occorre tutto il nostro impegno per l'avvenire. Giornata frizzante e iperattiva. Luna e Giove vi concedono tantissimi favori, ma cercate di ricambiare questa energia con tanta concretezza e senso pratico. Se qualcuno intrattiene una relazione clandestina, cercate di mantenerla quanto più segreta possibile, i pianeti potrebbero tentare di mettere alla luce ciò che è nascosto. Una persona vi pensa in modo particolare anche con un pizzico di nostalgia e di rimpianto. Ma guardate avanti, voltarsi indietro servirebbe a poco. Se non crederete fino in fondo in voi stessi, oggi potrebbero superarvi in molti. C'è ancora molta strada da fare e sudore da impiegare nella vostra impresa. Non preoccupatevi di eventuali incomprensioni in amore se siete nate alla fine del segno. Curate anche di più il lato sentimentale della vostra vita, altrimenti inizierà il declino. Qualche piccola scaramuccia in famiglia che la dissonanza di Nettuno ancora in angolo disarmonico dal segno dei pesci, vi provoca, non intralcia un clima di generale fiducia, che esprimete a tutti i livelli. In ambito familiare dimostrate però atteggiamenti più concilianti con i vostri conviventi. Vi troviamo un po' stanchi, nervosi, forse anche lontani da certi obiettivi che vi eravate prefissati di raggiungere in questo fine settimana. Questo non vuol dire che le cose non funzionano. Continua ad essere un cielo molto forte anche per quanto riguarda gli incontri. In lavoro c'è agitazione, magari per un progetto. Prendete immediatamente dei provvedimenti nei confronti di una persona, che in questa giornata cercherà sicuramente di darvi delle indicazioni non richieste che continuerà a farlo fino a sera. Se non avrete la forza di andarlo contro, difficilmente riuscirete a mettere in tavola i vostri pensieri reali, quelli che dovrebbero conoscere anche gli altri, in modo da prendere le distanze e non ossessionarvi. Luna piagnona in pesci, abbracciata all'altrettanto acquatico Nettuno in quadratura al vostro segno.
Nulla di interessante se non gite in barca o tranquilli pomeriggi al lago a cercare di stendere i nervi. La stanchezza accumulata in precedenza comincia a farsi sentire solo ora e non c'è altro modo se non praticando yoga che nuotare, anche facendo il morto, o camminare con i piedi nell'acqua per scaricarla. Amore ed Eros. Amici simpatici e travolgenti, anche se siete a corto di energie tentano di convincervi a seguirli per fare un po' di tutto. Dalla gita allo spettacolo, dal ballo alla passeggiata in centro. Per voi va bene tutto, basta divertirsi e stare fuori casa, di responsabilità e incombenze pratiche proprio non ne volete sentire parlare. Cari gemelli, la giornata in amore non è delle migliori, meglio prestare attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo sembra problematico perché non vi sta bene nulla. Mai. Forse anche voi avreste bisogno di una pausa, non potete pensare di essere sempre carichi a mille. È tempo di darsi una scossa e di reagire. Come fare? Una vacanza, un'uscita spensierata, discorsi fiduciosi sul futuro. Risulterete un po' disorientati da Venere dissonante, ma ora basta malinconia. L'influsso celeste che si verifica questo pomeriggio tra Luna e Giove vi rende più romantici e insieme più passionali del solito con la vostra dolce metà. Avrete modo di sentire il richiamo di un sentimento che si nutre di un tocco di poesia, specie se siete nati tra il 2 e il 12 di giugno. Lavoro e denaro? Meno male che è lunedì e domani sarà ancora. Lunedì, o meglio Ferragosto. In questi giorni finalmente vi state rilassando, cadendo nel lato opposto, l'abbiocco. Già faticare a presentarvi all'appuntamento con gli amici in tempo per non perdervi la partenza per una gita o la partecipazione a una festa popolare. Oggi questo è il vostro massimo, di più non si può. In ogni caso contate sull'estensione di domani, super fosta con abbuffata per tutti. Lo stress può giocare brutti scherzi. In questa fase tutto appare complicato ed è facile commettere errori di distrazione. Meglio rallentare, le occasioni per dimostrare il vostro valore non mancheranno. Il Regno Unito e in particolare Londra sono corrispondenti ai gemelli Londra, città dove potete trovare l'anima del mondo, il centro di ogni tendenza che si respira a livello musicale e artistico, la freschezza della gioventù. Anche Madrid, coloratissima, stupenda e frizzante città della Movida, è in risonanza specifica con il vostro segno. Fuori dall'Europa troviamo la misteriosa Cina, la colorata Cuba, tutte sotto il cielo del vostro segno legato al gioco e al divertimento. In Italia invece è la mondanissima Venezia ad appropriarsi di alcune caratteristiche basilari dei gemelli, come il gusto della messa in scena e il celebre carnevale, la maschera. Benessere. Vitalità sotto i tacchi, ma grazie a una buona fonte di riserva energetica vi rifate in fretta. Molto in questo senso lo dovete agli amici, la loro allegria contagiosa e la loro vitalità passano per osmosi anche a voi. Procedi con cautela. Qualsiasi imprevedibilità può essere attenuata, aumentando l'assunzione di cibi ricchi di iodio, alghe e cetrioli su tutti. Forse stasera è la notte per invitare un amico fuori per il sushi. Per lei, con lui non siete in crisi, solo la passione si è un po' arenata. Forse vorreste di più ma non sapete cosa. Per lui, se credete all'energia del pensiero, mettetevi d'impegno e immaginate un futuro migliore, la mente crea la realtà. Colore delle emozioni, turchese. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.